aspetta che passo, lo hai preso. Era appunto da giugno scorso che non ci vedevamo tutti insieme quando abbiamo condotto questa battaglia. Voi da fuori, noi da dentro, devo dire che in quel caso le opposizioni furono molto combatte, come voi foste bravissimi a difendere la vostra posizione rispetto a questa maggioranza che vi stava mandando al margine. Maggioranza che oggi, come sempre ormai ultimamente, è totalmente assente. Sarei stato contento di vedere qui e di confrontarmi con loro, ormai è una maggioranza che non dialoga più con i cittadini, come ha fatto la scorsa settimana, ad esempio, quando ha fatto passare una delibera in cui svende il patrimonio di noi cittadini. 750 nuovi di prezzo che va a prendersi anche noi, ma anche che quelli non si vedono la battaglia, non l'hanno fatta colorato, visto che ormai gli stiamo impugnando tutte le delibere, anche quella delibera sarà impugnata. Ma tornando al tema, dopo aver vinto quella battaglia a giugno, quello che temo è che non ci sia sintonia sugli intenti, su quelle che devono essere appunto i progetti da realizzare per molti servizi. Si sono sentite molte cose, gara a lotto unico, gara a due lotti, gara a cinque lotti, gara a due progetti. È chiaro che la gara a due lotti e a cinque lotti che questa giunta sta portando avanti con questa maledetta delibera 220 del 23 luglio 2014 è una gara che assolutamente non mi tutela, perché tutela la tutela degli operativi, non tutela la parte personale, elimina gli straordinari, chiaramente è una gara di basso, quindi noi ci opporremo fermamente a questo tipo di gara. Ma è anche vero che la gara a lotto unico non può farsi, semplicemente perché la legge lo impedisce. Come ho sentito anche da alcuni di voi, anche la gara a doppio progetto non può farsi, anche su questo ci sono dei riserve di legge, dal momento che ad alcuni servizi non hai i requisiti relativi all'esclusività dell'oggetto sociale. Quindi anche su questo ci sono dei limiti giuridici, ma, e questo lo aggiungo io, dal mio punto di vista, è quello che ho sempre sostenuto fin da giugno, da quando abbiamo fatto votare quella mozione, ed oggi molti si stanno convincendo, sentivo prima una signora che poneva questa soluzione. Questo tipo di gara non ci convince neanche dal punto di vista politico. Noi non la faremo, non ci convince l'assetto che andrebbe a realizzare. E già abbiamo visto con Mafia Capitale di rapporti non corsi tra il Comune di Roma e cooperative, le abbiamo tirate fuori e vediamo anche che i giudici cominciano a venirci appresso sui vari esposti che stiamo facendo. Quindi, come ha detto una signora prima, la soluzione migliore dal nostro punto di vista è sotto gli occhi di tutti ed è semplicemente la reinternalizzazione di questo servizio. Chiediamo all'avvocatura se questa soluzione è fattibile.
e in quel caso la richiesta va firmata tanto io, parlato di narrativo, tanto onorario. E l'avvocatura ci disse che questa soluzione della reinternalizzazione di questo servizio è semplicemente fattibile, non sono riusciti a riuscire di no. Perché è fattibile? Perché è fattibile? Perché è compatibile con l'oggetto sociale di Roma. Semplicemente ci chiesero, o dissero, l'avvocatura che poteva essere necessaria una modifica dello statuto. Un statuto che secondo me è ancora necessario dal momento che lo statuto di Roma prevede le pulizie in genere e prodotto in una capitale. Allora, se non lo sarà, in base a questo statuto, in base a questo oggetto sociale, non fare lo smaltimento delle strade, ma perché non deve fare la pulizia delle scuole? Da loro mi ha fatto vedere addirittura senza neppure
corretti, e quindi ovviamente sosterremo il loro candidato, come abbiamo fatto a partire da agosto, sperando che si possa trovare una soluzione adeguata e non possano veramente come sta facendo il proprio quotidiano di questa giunta. Ciao a tutti, grazie, e vi ascolto la mia. Al consigliere giornata delle vicine di Forza Italia.